Franco De Magistris, lei a Roma, a Piazza Montecitorio, ha letto questa bozza Zaia? Che cosa è questa autonomia differenziata contro quale lei si batte? Questa autonomia differenziata è molto grave, perché in qualche modo crea la secessione dei ricchi. Noi siamo per l'autonomia, ma l'autonomia di tutti. L'Italia unita e coesa, che valorizza tutte le autonomie e tutte le differenze. Lo dico da uomo del sud che crede nell'autonomia, che ha approvato come sindaco di Napoli il progetto Napoli Città Autonoma, che lavora addirittura sulla moneta, tanto ha suscitato ilarità, invece è una cosa seria, che lottiamo contro il debito ingiusto dello Stato centrale. L'Italia può ripartire valorizzando tutte le autonomie delle città della Lombardia, del Veneto, ma anche delle città del sud e del centro. Il governo è garante dell'unità nazionale, non può consentire che già discriminazioni in atto, perché già sono in atto discriminazioni forti nei confronti del Mezzogiorno e non solo, continuino con questo disegno di legge scellerato. Quindi qua stiamo a fare una conferenza stampa per dire no a questo disegno di legge, ma anche per sfidare questo governo sulle vere autonomie, quelle dei territori, dei popoli e delle città. Sindaco, ma in particolare, visto che lei dice giusto valorizzare le autonomie, che cos'è che non va? Vogliamo spiegare ai cittadini la vicenda del residuo fiscale su cui vogliono mettere le mani le regioni, in particolare del nord? Non va perché la maggior parte delle risorse rimangono solo in alcune regioni e soprattutto c'è un'ulteriore discriminazione di servizi che dovrebbero essere garantiti in maniera uguale nel territorio nazionale. Penso a due per fare un esempio, ma ne potrei fare tanti: sanità e istruzione. Sanità, la cura della salute di tutti i cittadini, e l'istruzione, che deve avere un livello uguale su tutto il territorio nazionale. Poi soprattutto le risorse. Questo è il tema fondamentale, perché ancora di più avremo risorse indirizzate verso quelle regioni e tolte invece ad altri territori in cui si dovrebbero garantire non solo gli stessi servizi, ma anzi che partono in condizioni difficoltose. Per dire, al sud ci sono meno asili nido rispetto alla Lombardia e al Veneto, con questa riforma invece, come dire, di aiutare alcune zone del sud ad avere gli stessi asili nido della Lombardia e del Veneto, si fa esattamente il contrario, si danno più risorse a chi già più ha. Quindi si acuisce enormemente la discriminazione nel nostro paese e si consolidano le disuguaglianze. Intanto ieri anche il presidente De Luca ha affermato che potrebbe esserci un rischio di spaccatura tra le regioni differenziate. Ma il fronte comune. Io vedo che certo non è un rischio, è così ed è un fatto molto pericoloso, perché l'Italia già sta vivendo e fondando il suo destino con questo governo sul rancore. Cioè, questo governo sta costruendo un consenso sul rancore, ogni giorno ci dice chi è il nemico del giorno, prima erano i meridionali per la Lega, adesso sono gli africani, quindi un paese insicuro, un paese che si ripiega su se stesso, un paese che rompe l'unità nazionale. Ma dove vogliamo andare? Cioè, è una cosa veramente grave. Noi avremmo bisogno invece di unire il paese, unirlo nelle sue differenze, perché questa è la ricchezza dell'Italia, questo è il messaggio che vogliamo dare oggi, non di fare, non so, l'autonomia di Napoli contro la Lombardia. No, io sono per l'autonomia di Milano, l'autonomia di Venezia, l'autonomia di Napoli, di Palermo, di Torino. In questo modo fai ripartire il paese, perché poi tra l'altro le città sono più vicine ai territori, invece guarda caso vogliono dare autonomia rinforzata alle regioni dove c'è la parte anche più resistente di un certo modo di fare politica. Cioè, i soldi non vanno ai cittadini, alle città e agli enti locali, vanno a chi poi dovrà gestire miliardi e miliardi e miliardi di denaro pubblico, e che non raramente, lo sappiamo nella storia del nostro paese, vengono gestiti tutt'altro che con le mani pulite. Sindaco, è importante capire dal punto di vista della posizione del Movimento 5 Stelle. Lei con una parte del Movimento dialoga, con Roberto Fico ci sono cordialissimi rapporti. Si è capito il Movimento? Lei ha capito il Movimento da che parte sta in questa partita? Il Movimento sta dalla parte che sta per approvare questo disegno di legge, quindi sta dalla parte sbagliata. Io penso che il Movimento, se vuole recuperare quel giusto consenso che ha avuto nel paese per il cambiamento, quel giusto consenso che ha avuto anche nell'Italia meridionale, dovrebbe rompere il contratto con la Lega, perché ormai il numero di promesse non mantenute, potrei parlare anche di tradimenti, perché quando poi tradisci su valori importanti in politica è un tradimento, dal terzo valico alle trivelle, a Taranto, all'onestà, ai temi delle disuguaglianze di cui stiamo parlando adesso. All'autorizzazione a procedere, come pare, hanno fatto un contratto con chi ancora dice prima gli italiani, ma non restituisce i 49 milioni. Io penso che stanno perdendo
tutto quel bel voto che hanno ottenuto, ed è difficile poi recuperare. Quindi io penso che l'unico modo per recuperare è connettersi con chi invece ha dimostrato di saper lottare non tradendo, con coerenza e con credibilità. Invece hanno scelto la Lega, e devo dire, da questo punto di vista mi devo complimentare, anzi lo faccio qua da Montecitorio, vicino Palazzo Chigi, con il capolavoro politico di Luigi Di Maio, che ha fatto diventare la Lega da braccio destro di Berlusconi, che aveva il 17%, lo sta facendo arrivare al 34%, dominus politico di fatto del nostro paese. È un capolavoro politico che raramente è capitato anche ai migliori statisti del Novecento. Complimenti Di Maio.